Dunque, ci occupiamo in questa breve lezione del percorso che Ulisse compie, del viaggio di Ulisse che lo porterà per l'appunto da Troia fino ad Itaca, la sua patria, appunto l'isola in cui egli abita, ma che lo porterà in realtà anche a compiere un lunghissimo percorso che durerà all'incirca 9 anni. Attraverso tutto il Mediterraneo, quindi non soltanto l'Asia Minore, ma anche la Grecia, l'Italia, fino ad arrivare nelle coste africane e spagnole. Il punto di partenza è ovviamente la città di Troia. Le navi di Ulisse partono dalla città di Troia, conquistata e bruciata, per fare ritorno a Itaca, la patria dell'eroe per l'appunto. Tappa successiva, la terra dei Ciconi. La terra dei Ciconi è un luogo particolarmente infausto, nel senso che il viaggio di ritorno è quasi subito funestato da una tempesta, la prima di molte, che porterà Ulisse e i suoi compagni in Tracia, che è un territorio che si trova tra la Bulgaria e la Turchia, la Tracia è la terra dei Ciconi, alleati del re Priamo, quindi alleati dei troiani. Conquistata la città di Ismaro, gli Achei uccidono tutti gli abitanti tranne Narone, sacerdote di Apollo, che riconoscente regala loro del vino dolce e forte. Il vino donato da Narone servirà in seguito a Ulisse e compagni per stordire il ciclope Polifemo. Ecco qui, quindi Ulisse e i suoi uomini uccidono appunto i Ciconi. Tappa successiva del viaggio di Ulisse, la terra dei Lotofagi. La terra dei Lotofagi si trova invece sulle coste africane, sotto la Tunisia sostanzialmente. Chi sono i Lotofagi? Il paese dei Lotofagi si trova nell'attuale Tripolitania, cioè nella Libia nord-occidentale. Gli abitanti di questo luogo, come suggerisce il nome, si nutrono del loto, un frutto dolce, particolarmente dolce, che produce però l'oblio, la dimenticanza, cioè fa dimenticare chi il proprio nome, da dove si viene, la propria storia. Gli uomini di Ulisse ne mangiano tanto da dimenticare addirittura il desiderio di tornare in patria. In realtà, come vedremo, Ulisse li obbligherà invece a ritornare in patria. Qui l'immagine appunto di Ulisse che obbliga i suoi uomini a lasciare la terra dei Lotofagi. Tappa successiva del viaggio, Ulisse arriva in Italia, nella terra appunto dei Ciclopi, episodio forse più celebre di tutta l'Odissea, e nella terra dei Ciclopi. Le navi dell'eroe appunto arrivano in questa regione, passo i Campi Flegrei, una regione vulcanica vicina a Napoli. I ciclopi, come sapete, sono giganti con un occhio solo, il loro nome deriva dal termine greco cuclops, che significa occhio tondo, e secondo il mito erano giganti, aiutanti di Efesto, del dio Vulcano, del dio del fuoco, fabbro degli dei, ma erano anche dei pastori. Sull'isola Ulisse e i compagni, come saprete e come vedremo, vengono catturati da questo gigante antropofago, cioè che si nutre di uomini, Polifemo, che divorerà appunto alcuni uomini. Ma Ulisse, ancora una volta, grazie alla sua astuzia e alla sua furbizia, riuscirà a sopravvivere. Ulisse e i suoi compagni però non possono sfuggire alle tempeste distruttive scatenate per vendetta da Poseidone, dio del mare, nonché padre del ciclope. Riprende così il viaggio di Ulisse, che approda nell'isola di Eolo. L'isola di Eolo come sapete, Eolo è il dio dei venti, figlio di Poseidone, ha avuto da Zeus il compito di dirigere e liberare i venti che gli custodisce dentro le caverne della sua isola galleggiante, Eolia per appunto. L'isola, corrispondente probabilmente all'isola di Ipari, una delle isole Eolie a nord-est della costa siciliana, è un'isola molto rocciosa circondata da mura di bronzo dove si trova appunto la reggia di Eolo. Ulisse e i suoi compagni vengono ospitati con estrema capacità di accoglienza dal dio che, commosso dal racconto dell'eroe lontano, che soffriva, diciamo così, per la lontananza dalla propria patria, dona loro un otre, cioè un contenitore, diciamo così, come potete vedere da questa immagine, un sacco sigillato contenente tutti i venti contrari alla navigazione. Ecco qui l'immagine per l'appunto. Prosegue il viaggio di Ulisse che approda nella terra degli Strigoni.
Convinti che l'otre contenga infatti molti tesori, mentre Ulisse dorme, i suoi avidi e imprudenti uomini, compagni di viaggio, aprono appunto l'otre e liberano i venti contrari, scatenando così una tempesta tremenda che spinge le navi fino alla terra degli strigoni, che sono di fatto dei giganti cannibali. La maggior parte degli uomini viene quindi uccisa e la maggior parte delle navi viene distrutta. Solo Ulisse con la sua nave e il suo equipaggio riesce a salvarsi, quindi rimangono soltanto Ulisse e la sua nave e il suo equipaggio. Il viaggio prosegue di nuovo in Italia, dove Ulisse giunge nell'isola di Ea. L'isola di Ea si trova presso il promontorio del Monte Circeo, nel Lazio meridionale, vicino a Gaeta e Terracina. Qui abita la maga Circe, che trasforma, come vedremo, in porci i compagni di Ulisse. Il dio Hermes, però, salva Ulisse e i suoi compagni dai sortilegi della maga, che diventa quindi un ospite estremamente generosa, anche perché era una donna di grande bellezza, e riesce quindi a trattenere presso di sé Ulisse, pensate, per ben un anno. Dopo un anno però Ulisse riprende il suo viaggio e prima di partire riesce ad ottenere dalla maga preziosi consigli su come sfuggire alle prossime sventure. Tappa successiva, l'Averno. Per trovare la via del ritorno in patria, Ulisse, su consiglio di Circe, scende all'Averno, il regno dei morti, per incontrare l'indovino Tiresia che gli svela appunto il suo futuro e il suo ritorno ad Itaca. Ulisse giunge così nell'isola delle Sirene. Le Sirene, la cui isola si colloca nel Golfo di Napoli presso gli scogli di fronte a Positano, sono demoni marini metà donne e metà uccelli, molto diversi dall'immagine che abbiamo noi della Sirenetta, che è quella trasmessa dal cartone della Disney. Sono creature bellissime ma fatali, resistere al loro canto è infatti impossibile, chiunque le ascolti impazzisce e sprofonda negli abissi marini nel tentativo di raggiungerle. Per fortuna la maga Circe ha dato consigli preziosi in merito a Ulisse, il quale appunto, come vedremo, si fa legare all'albero della nave dopo aver protetto con della cera le orecchie dei suoi uomini e quindi riesce sia ad ascoltare il canto melodioso delle sirene, che poi vedremo è dedicato a un tema ben preciso, e riesce però anche a sfuggire al pericolo. Si dice che non essendo riuscita a incantare Ulisse, le sirene si siano uccise precipitandosi dagli scogli. Sopravvissuto anche a questa esperienza, Ulisse arriva presso quello che è oggi lo stretto di Messina, cioè tra Calabria e Sicilia, dove in realtà si collocano due mostri orribili, due mostri marini orribili, Scilla e Caribdi. Scilla, a guardia appunto dello stretto di Messina tra il continente e l'isola di Sicilia, è un mostro marino dall'aspetto di donna, il cui corpo nella parte inferiore è circondato da sei cani famelici, cioè affamati, che al passaggio della nave divorano ciascuno un compagno di Ulisse, quindi in tutto sei. Pare che Scilla, figlia delle divinità, fosse stata trasformata in mostro dalla maga Circe, sua rivale in amore. Cariddi, invece, è un altro mostro marino posto all'ingresso dello stretto di Messina, figlio della terra di Poseidone, e nella vita umana era stato molto vorace, aveva infatti mangiato le mande di Gerione guidate da Eracle, insomma una delle varie fatiche compiute appunto dall'eroe, e per questo era stata colpita dal fulmine di Zeus e precipitata in mare, dove diventata mostro, tre volte al giorno inghiotte le navi e poi le rigetta di fuori. E questo è un momento particolarmente drammatico del viaggio di Ulisse, sul quale poi ritorneremo. Superato anche questa ennesima disavventura, arriva Ulisse insieme ai suoi pochi compagni all'Isola del Sole. E l'Isola del Sole si trova presso la Trinacria, altro nome della Sicilia, quindi è in Sicilia. Il sole è il dio sole padre della maga Circe, nel suo territorio pascono dei buoi sacri bianchissimi, dalle corna dorate custoditi dalle Eliadi, figlie del sole. Il dio percorre il cielo col suo carro infuocato da est a ovest. Quando gli uomini di Ulisse affamati mangiano parte dei buoi sacri, il dio sole chiede giustizia a Zeus minacciando di rimanere per sempre sottoterra. Riprendiamo nella lezione successiva.